Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con delle problematiche nella simulazione e il ritorno di alcuni nostri cloni, immagini del passato devo dire. Nessuna che però rispecchiasse quel bel faccino. Quindi la missione di oggi è andare a salvare Johnny Gat il giorno dopo. Torna alla nave, ci sono già sulla nave. Entriamo e andiamo a salvare il nostro migliore amico. Feels weird not being in a shitty sports bar. We could always name the ship the Broken Shillelagh. Not funny. Kizzy, relax. Doing my best. Look, if you're worried about me going brain dead, I figure it's part of the deal. You have to say something. What aren't you telling me? Thanks, Matt. Kinsey. Dai Kinsey, dici tutto. Oh, fantastico. Ai, che dolor. Povero Matt. A che tre pugni di quelli fa male. Non ho capito il perché di Keith però in quel momento. In order to save Johnny, we have to tap directly from our ship into his mind, and that means Zinyak's going to know exactly where we are. You're asking Matt and I to paint a target on humanity's last chance so that you can go rescue someone we've never even met. And what's even stupider is that we're going along with it. That guy you just beat the shit out of is risking everything to save your friend. And you want to know why? Because we can't save ours anymore. Ola is dead. Viola is dead. Earth is dead. So how about you stop being a fucking asshole and say thank you for giving us the hope you'll never have. Oh, madonna mia. Che discorso. I'm sorry. Yeah, well, you could have killed me back in Steelport, but you let me go. E c'hai ragione. Okay then. Good boy. Beh, comunque non ha segni in faccia, dai, cioè. What do you think Gat's mind is like? No idea. But if I had to bet, I'd say either a shooting gallery or a freckle bitches. Sarei sorpreso di scoprire che purtroppo non è così. Johnny Gat's the oldest friend I have, and the baddest motherfucker I know. I warned him once when I thought Philippe Loren had taken him out. Now that I know he's alive, I walk through hell to bring him back. Peccato che lui deve andare all'inferno poi. Winner don't use drugs, Josh 98 Blurk. Saints of Rage. Aisha, behind you. Dio mio, sta parte. Johnny. Il purgatori. You want her? Come here. Stage 1. Fight. Where the fuck am I? Warren Williams. Ok, cerchi, facciamo le prese. Gli altri tasti nulla. Va bene. Aspetta che. Cos'è quella roba? Il varco per l'inferno, lo saltiamo. Ulla madonna. Che dolore. Ecco fatto. State lontani dal mio migliore amico. I can't believe it, really. You... Come on. Penso che quella fosse una cura, ma tanto non ne avevo bisogno. Quindi. Va bene, Johnny. Questa volta salveremo Aisha. Anche se purtroppo questo non è niente più che la sua immaginazione. Altri nemici. Vieni qua tu. Ecco fatto. Bel calcio. Ho preso un'arma. Perché ora non ce l'ho più? Dio mio, che capriola incredibile. Dammi uno dog, per favore. Vorrei uno dog. Vabbè, c'è un hamburger. Madonna, la Kingdom Come Records. E da... Oh, aspetta.
È da Saints uno che non la vedevamo più. E neanche sentire parlare in realtà, forse, quasi. Qualcuno forse l'aveva citata in qualche tipo di episodio, ma non ne parlano quasi mai. I'm here for Aisha. Get the fuck out of my way. I don't think so. Ecco, questo lo pestiamo. Dio mio, che spezzacollo incredibile. E io invece devo dissentire. I'm bad. I'm bad. Ah, ma quel 3x sono le vite, forse. Non ci avevo mai fatto caso. Sta parte qua è molto bella, comunque. C'è da dirlo. Tranquillo che ora Warren William lo facciamo fuori. I know she's in here. We just have to get to the main office. Come on! Ecco fatto. Ancora in piedi sei. Bravo Johnny, che l'hai finito. Forza, fatemi vedere. Ora escono anche dai fottuti ascensori. Ovviamente. Guarda, era talmente ovvio che sarebbe successo tutto questo che neanche ci avrei scommesso. Ehi, che è successo? Minchia, che colpo. Aia. Certo che delle casse elettriche in questo modo non te le aspetti in giro, eh. Aspetta un attimo. Certo che con quel vestito stiamo benissimo in questa parte di gioco, eh. Cioè, è proprio perfetto quel vestito per questa parte. Potevano darci un vestito generico, invece comunque i modelli 3D rispecchiano quello che indossi ed è una figata incredibile. Veramente questa parte poteva essere come il, come si dice, la simulazione quella di Asha, in cui hai tutt'altro vestito eppure te ne danno, ti danno la possibilità di metterti quello che vuoi tu, ed è stupendo questo risultato, secondo me. Aia, dietro la schiena proprio. Dammi quest'arma. Ma non si era neanche chiuso l'ascensore. Ecco qua. Ancora uno? No, perfetto. Livello completato? Non lo so, però abbiamo 4 vite. L'ho appena notato. Kingdom Come Records. Warren Williams, Ice King. You're gonna pay for taking my girl. Oh la madonna. You really think you can stop me? Ti ho già ucciso nella realtà. Cosa credi di fare, Warren? Che è successo? Warren Williams, let Aisha go. You'll never get hurt. Aia, ma perché solo a me? Maledetto. Ecco fatto. E ho 5 vite ora. Aisha isn't here. We have to get to her house. A casa tua, se proprio. È lì che è finito tutto. Stage 2 complete. Peccato che in sta parte non ci sono segreti. Però è bello. Cioè, allora, a me sti giochi così piacciono un sacco. Vorrei avere ancora la katana dei Ronin. Era fighissima. La katana di Saints Row 2 era bellissima. C'è da dirlo. Grazie del cibo. Anche se effettivamente non è che ne avessi bisogno. Ma sai com'è. Tanto da quelle parti poi non ci torni più, quindi tanto vale che lo prendi. Ecco fatto. Ah, altri nemici, sto dicendo. Prendilo. Ehi. Ecco fatto. Bravo Johnny. Le animazioni un po' quello che sono. Quella è una spada? No, è una mazza da baseball. Va bene, non importa. Cosa sta facendo? La madonna, che colpo. Aspetta, vorrei lanciarne uno. Ah, vorrei. Vieni qua. Non si può lanciare di sotto qualcuno, peccato.
Volevo provare a lanciarlo giù nel fossato infernale. I'm the house. We're here. Già. Man. Don't come. You home, Johnny? It is a trap. No. Già. Questo è l'incubo di Johnny, purtroppo. Rivivere il giorno peggiore della sua vita. We're not letting Connie down again. Kinsey, can you reset this thing? Theoretically, each simulation is an isolated instance. Then what are we waiting for? 1 second, and... Here we go. Oh no, ti prego, non dirmi che devo rifarla tutta. It ends here. You... Oh, perfetto. Questa volta è stato un finale diverso. Junuichi, è tempo di morire. Stavolta non farai del male da Isha. Era comunque anche una nostra amica, eh. C'è da ricordare anche questo. La cosa brutta è che purtroppo non credo sia morto. Super Junichi. Adesso lo sfondiamo in un angolo tranquillo. Aia. 2 e 3. Perfetto. Morto. Johnny, you made it. You did it. With me? Yeah, I'm with you. Hold on, we're coming to get you. Whoa, we? Who's we? The Saints. His journey finally over. Johnny Gat was once again able to hold Aisha in his arms. But the reunion was soon over, as the street tough remembered the tragedy that claimed his love so many years ago. Thanks for playing. Grazie a te per aver narrato questa storia. Were you right? No, side scroller beat him up. I'm coming, Johnny. Kinsey, I need that robot up and running. It's really more like power armor. Not now, shut Keith. Up. Al salvataggio. Do I remember? That's not really an answer. Ti ricordi, certo. Allora, iniziamo un attimo a vedere almeno dove dobbiamo andare. Non che a noi effettivamente freghi qualcosa, cioè almeno al boss non frega niente. Ma più che altro mi chiedo, ma tutti gli altri, perché non hanno... Allora, sarebbe stato sicuramente ripetitivo. E quasi apprezzo che non l'abbiano fatto a questo punto. Però effettivamente non ha senso farti vedere che puoi usare questa parte nella nave, ma poi non te la fanno fare fino a questo punto. Cioè, nel senso, va bene che alla fine... Lo fai per salvare tutti i compagni e ok. Perché c'è già un cadavere da quella parte? Siamo nella zona di combattimento. Ah, sì, ho già capito. Ho già capito il tutto, il magheggio supremo che c'è dietro. Chi l'avrebbe mai detto? Johnny knows how to handle himself. Va bene, dammi un attimo. Che arrivo subito. Il prigioniero 31, eh. This is a kill order. Repeat, kill order. Che poi il senso di catturarlo per poi ucciderlo è veramente inutile. Cioè, nel senso, se davvero lo temevi, lo uccidevi fin da subito. Questo è vero. Più che altro,
ti fa pensare da quanto tempo lui li stia collezionando queste persone. E la cosa ambigua è che non sono solo persone, non sono solo umani, come diceva l'altra volta. Ma a sto punto, scusami, dai, sparami. Ecco fatto. Dove sono? Ecco a te. Ed ecco a te. Ho ricaricato le batterie. Andiamo dall'altra parte. Calmi, 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 che ci arrivo. Eccoci qua. La cosa bella è che in questa parte Zinek veramente ha timore che Johnny riesca a scappare davvero. Che poi scopriremo anche, in teoria o tra poco, nella prossima puntata, il perché lui piuttosto preferisce che lo ammazzi o piuttosto che lo riprendano. E il senso è quasi irreale alla fine. La motivazione è quasi irreale nell'insieme. Special prisoner number 2 has been isolated. All soldiers to processing chamber 9 now. Prigioniero speciale numero 2. Cos'è? Ah, la palla. Kinsey, can you do something about this? Let me see. Oh, most likely activated a force field. Senior thinks a little force field will stop me. Ecco fatto. Madonna mia. Mi servono altre 100 uccisioni con il robottone. Ecco fatto. Aiuto, sono caduto di sotto. Allora, con calma. Dove sono tutti i nemici? Uccidi tutti è un consiglio. Un filo vago, amico mio. Ecco fatto. Comunque penso che, visto che il robottone questo qua tondo è affetto anche lui dalla macchina gravitazionale, penso proprio che se possiamo lo tengo in squadra come arma. Dai, attaccami. Ecco fatto. Aspetta che allora prendo le cure. Addio a voi stronzi. Su, 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 altri nemici. Come ti ripeto, Zinyak, uccidi tutti è un consiglio un filo un po' vago. È un po' vago, scrivi uccidi tutti quando ti sbagli. Quanto ti sbagli. Ecco fatto. Aspetta. Ecco fatto. Per fortuna che abbiamo munizioni infinite. Altre 50, dammene un po' di uccisioni, per favore. Non mi dispiacerebbe fare anche le ultime proprio adesso. O forse siamo arrivati, non lo so. È molto probabile anche questa soluzione. Ecco qua, appunto. Ovviamente. Quando c'è Johnny nei paraggi, c'è sempre almeno un cadavere. Questo perché ha gli occhiali, poi è da capire. E dove ha trovato quel coltello, anche questo sarebbe da sapere. Fuck. Yes. Johnny, what the hell happened? Adesso te lo spiego. So I'm in the plane doing my thing. Aia, che male. Johnny, stiamo per lasciare l'aereo. Johnny, we're about to jump.
Johnny. Ecco, ecco cos'è successo ed ecco perché Philippe è pestato a sangue in faccia quando poi esce da lì. Bravo! It would seem your reputation doesn't do you justice. Earth's most puissant warrior? That's what he called me. You're telling me he abducted you years before his invasion because he thought you single-handedly could stop him? Yeah. A quanto pare. That's so fucking awesome. You realize that means Zinyak's more afraid of him than you, right? Ecco, quello Johnny, che intendevo. Go back to the part about the meat shield. Guys, don't take this the wrong way, but I've spent years living in the past. I'm ready for the future. Good. Because if we're going to pull off King's plan, we're going to need all the help we can get. Ottimo, un uomo in più fa sempre bene alla squadra. È bello rivederti. $5,700 e abbastanza esperienza ad andare avanti. Scudo di scatto, che puoi bloccare gli attacchi nemici, evitare i danni, riflettere i proiettili. E morte dal cielo. Ecco, anche questa ci serve per gli obiettivi. Equipaggio Johnny Get. Compagno Johnny Get. Eh già, era ora. Era ora. Incarico completato il giorno dopo. E ora in realtà, prima ci prendiamo i soldi. Seconda cosa, cosa farebbe Genki? Arma, pistola, singolarità. Io tutti gli obiettivi secondari li ho già fatti tutti, quindi sono già sicuro che me la darà quest'arma. Ehi Johnny, quanto tempo realmente però. Oh damn it man, I've been cooped up for way too long. I need to stretch my legs and kill some things. Hell yeah, you got it Johnny. Eh già. Cosa stai facendo con quel coltello però dimmelo. Now that you got some new toys, how about you show these Zin what the Saints can really do? You got it. Va bene, intanto inizia a darmi l'arma. La pistola a singolarità. Ora, poi la prossima. I'll be honest, I don't have an objective. Ovviamente no. No. Seconda arma che otteniamo. Potenziamento munizioni. Ora dispone del doppio dei buchi neri. E infine l'ultimo incarico. Still a little strange to see things in 3D again. Oh, aspetta, vuol dire che ho dimenticato qualcosa? Assassina il programma canaglia. Questo mi manca. Perfetto. Va bene, abbiamo ottenuto l'arma, era quello l'importante. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!